Siamo a 100 anni dalla nascita di Don Milani e 100 anni sono tanti per dimenticare o per ricordare. Allora credo che il ruolo di chi scrive, ma anche di chi insegna come me, sia quello di rendere viva la memoria. Allora, la scommessa è questa, ma non solo, ma di farlo dando risposta a quello che i ragazzi di Barbiana scrivono alla fine di lettera alla professoressa, cioè mettono il loro indirizzo, quello di Barbiana, e chiedono, chissà se un giorno qualche insegnante risponderà alle nostre domande. Allora io ho guardato in giro, mi sono reso conto che una risposta completa non c'era. Allora ho realizzato un libro in cui c'è la risposta davvero a tutte le questioni, anche quelle più banali, quelle più piccole, quelle più brevi. Ma ho fatto una terza operazione. Ho letto, come faccio sempre con i miei alunni, il liceo scientifico di Caltagirone, e per intero lettera alla professoressa, perché ogni anno leggo un libro per intero con loro, una settimana più o meno. E ho visto questi ragazzi appassionati. Allora ho detto, ragazzi, perché non lo scriviamo insieme? Ho scritto altri libri, però lo sapevano, gli stessi professori insieme un libro. E in realtà da lì abbiamo messo mano a alcune parti del libro, che sono quindi anche queste di scrittura condivisa. Allora questi sono i tre motivi forti che mi hanno spinto poi a realizzarlo e a metterlo in opera, anche grazie alla edizione San Paolo. In corso d'opera sono venute fuori magari altre pubblicità che degli Don Milani magari non erano proprio d'Italia. Sì, ma il libro è naturalmente una rilettura della professoressa, perché la stessa è riportata per intero. È quasi come testo a fronte, poi c'è l'attualizzazione. L'attualizzazione è un'attualizzazione critica, non solo dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista degli studenti, che chiaramente hanno riconosciuto, i miei alunni, quello che c'era e quello che non c'era, hanno posto altre questioni, naturalmente, che sono quelle del loro tempo, ma l'abbiamo fatto sempre con una certa passionalità, un po' come la passionalità tipica di Don Milani e di quei ragazzi che sono cresciuti in quel contesto. Come si concilia la scuola dell'ICARE con quella del medico? Allora, io credo che prendersi cura e avere a cuore, diciamo, traduciamo in queste due maniere, non sia un problema della scuola del merito in sé, perché dipende dalle persone. Cioè, se tu da insegnante, da personale scolastico, da dirigente, riesci a creare una relazione educativa e significativa, così come relazioni significative con i colleghi, per esempio, educative con i ragazzi, ci può anche stare il merito, anche perché in quel caso saprei veramente misurarlo pienamente. Poi la questione è non lasciare indietro nessuno, allora lì sta lo scatto, ma quando c'è una relazione educativa significativa difficilmente si lascia indietro qualcuno, o se resta indietro cammini con lui. Grazie.